Siamo a Lavone, alle nostre spalle la Renna Rosa che la comunità di Lavone ha esposto per più di 5 mesi in attesa del passaggio del giro. L'attesa adesso è davvero agli sgoccioli, tra poco i corridori imboccheranno la strada sinistra dell'SP 345, transiteranno dall'abitato di Lavone e poi raggiungeranno Pezzase e quindi la Colle di San Zeno. A Lavone incontriamo alcuni membri del comitato organizzatore dei mercatini di Natale di Lavone che hanno predisposto davvero una grande coreografia per l'arrivo del giro. Luigi Maffina. Abbiamo fatto il possibile, siamo sempre in pochi, però ci siamo dati comunque da fare. Qualcosa c'è di bello, abbiamo come al solito creato più che altro. Davvero siete degli artisti, possiamo dire? Un pochino, dai. Una foto emblematica avete esposto, no? Coppi sì. Bartali e il passaggio della famosa borraccia. Esatto, sì. È una bella immagine sportiva e purtroppo il maltempo ieri sera ce l'ha un po' danneggiata, però adesso cercheremo di rimetterla un po' in sesto. Vi auguriamo un grande passaggio, un grande bel passaggio del Giro d'Italia. Bene, dai, grazie. Speriamo vada tutto bene. Sindaco Giponi, siamo arrivati al gran giorno. Bene, benissimo, vedo che è un continuo arrivare macchine, biciclette, bene, bene, bene. Fortunatamente abbiamo anche una bella giornata, non proprio bellissima, però una giornata, diciamo, visto gli ultimi giorni, sopportabile. Dai. I cittadini sono contentissimi del passaggio del giro, sono ancora più contenti perché è stata sistemata la strada da Pezzase al Colle di San Zeno. Qui voglio ringraziare un po', non so, la mia giunta, in modo particolare Comunità Montana che ci ha messo, diciamo, i soldi e poi tutti i cittadini, anche quelli che hanno pulito tutti i cunettoni, andare su, segato e pulito, ecco. Tra l'altro in Colle di San Zeno è stato realizzato anche un cippo che ricorderà questo passaggio del giro. Sì, provvisoriamente è solo stato, diciamo, messo con della tinta, diciamo, rosa per il giro. Poi in seguito verrà inciso proprio con gli scalpelli. Per ricordare questa data, sì. Insomma, un mandato che si chiude con questo passaggio del giro, con questa giornata eccezionale. Penso proprio che per un sindaco chiudere un mandato con questo avvenimento sia il massimo. Buongiorno a tutti, meglio di così penso che non si poteva avere, come potete vedere il paese oggi è in festa, partendo da Lavone, venendo in su, l'hanno parato in maniera divina, le nostre associazioni, dall'Avis all'Aido, agli Alpini, alla Polisportiva che ieri ha fatto una bellissima festa, ai cacciatori che su per la strada del Colle hanno parato anche lì, quindi vuol dire che non potevamo chiudere in meglio, insomma, ecco, con un evento mondiale di questo livello. Voglio ringraziare anche Comunità Montana che ci ha dato un contributo non indifferente di 100 e più mila euro per sistemare la strada nella persona del nostro vicepresidente Fabio Buscio, che è pezzasese.
tutto questo per portare questo bellissimo, in questa bellissima giornata una cartolina stupenda di Pezzase. Sede di presentazione, Quirino Montacchio ci aveva accolto con la maglietta rosa. Oggi hai fatto ancora di più, vero? Con questo nuovo look particolare in occasione del passaggio del Giro. Sì, sì, ci volevo perché tutto Pezzase è emozionato da questo passaggio, tutti sono andati da fare e io volevo dare un piccolo segnale perché il Giro ce l'ho nel cuore da tempo e questo è un evento che rimarrà nella storia. Ieri tra l'altro c'è stata un'anteprima eccezionale che è stata la Notte Rosa, grandissimo successo. Grandissimo successo dei ragazzi della Polisportiva, hanno fatto uno spettacolo bellissimo perché e tutta la serata è stata allietata da musica, canti e fuochi di arti. Una cosa veramente che ci ha resi orgogliosi di essere di Pezzase ieri sera. Che cosa ti aspetti invece da questa giornata? Questa giornata mi aspetto quello che pensavo. E io un po' che sono qua e tutta una catena di persone che sta andando verso le salite perché a vedere il Giro chiaramente in salita è una cosa spettacolare e oggi mi aspetto una festa per tutti di noi, dei ragazzi del Giro e di tutta la popolazione che ci ha dato una mano incredibile a parare tutto questo da Lavone arrivare al Colle, la strada è tutta colorata di rosa. Matteo Cancelli, capogruppo degli Alpini di Pezzase, Alpini sempre presenti. Quando serve a dare una mano, nel limite al possibile, sempre presenti. Soprattutto per un evento come questo che secondo me è un grandissimo orgoglio per il nostro paese. Lungo il percorso avete lasciato anche una scritta in onore al Giro. Sì, ci sembrava doveroso e penso che sia uscita veramente bene. Abbiamo pensato durante la donata questa storia e è uscita veramente bene. Ed ora vi sveliamo una storia un po' particolare, perché Mimmo Postorino, ex ufficiale di alto rango dell'esercito e giornalista pubblicista, ha deciso a un certo punto di venire qui a Pezzase a godersi una meritata pensione. Ma direi che è stata una scelta molto significativa, perché alla fine qui sto bene, l'aria è molto buona. E soprattutto la gente è molto rispettosa. Come vedete siamo qua sul curvone che immette sulla salita del Colle San Zeno, circondate da polizia locale, forze dell'ordine, carabinieri, protezione civile, alpini che oggi renderanno sicuro questa manifestazione con il loro impegno, come sempre con la loro partecipazione. Veramente un doveroso ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione di Pezzase per questo impegno e li ringraziamo di cuore. L'asilo di Pezzase accoglie così il Giro.
Abbiamo fermato Mauro Facchini che se ne stava procedendo verso il Colle di San Zeno a tutta birra. Sì, buongiorno a tutti, grazie Sergio. Sì, sto procedendo verso il Colle di San Zeno seguendo la carovana del Giro. Ottima giornata, un afflusso di gente ciclistica tantissima e speriamo che eventi del genere se ne continuino a fare ancora sul nostro territorio, perché il nostro territorio lo merita. Sei di Bovegno naturalmente, però questo evento è da lustro a tutta la Valtrompia. Sì, sono di Bovegno, ma in questi eventi non bisogna essere assolutamente campanilisti, anzi più cose si fanno sui nostri territori, più gente importante come il Giro d'Italia, più gente si porta sul nostro territorio e ne trae sempre vantaggio il territorio, in questo caso la nostra Valtrompia. Quante persone ci vogliono per organizzare una tappa del Giro? Lo chiediamo ad Angelo perché guida una staffetta di apertura del Giro e questa tappa in modo particolare, la Manerba Livigno. Io faccio la zona bresciana che la conosco da parecchi anni. Partiamo 2 ore prima per vedere se ci sono degli interventi speciali durante la manutenzione delle strade, cadute delle piante, vari guasti che ci sono, interventi, avvisiamo prima così. Qui in Valtrompia è andato tutto bene? Sì, tutto bene. È venuto a trovarsi Daniele Contrini, si è portato le figlie e i nipoti, insomma è una bella famiglia. Sì, è una bella famiglia perché il Giro d'Italia, come sai, ben sai, è una festa per noi, quindi tutti, tifiamo tutti, dal primo all'ultimo, e voglio fare provare a loro questa emozione. Che... Si stanno appassionando al ciclismo? Sì, dai, diciamo che adesso sono abbastanza grandicelle, incominciano a vedere un po' come è fatto il mondo del ciclismo e comunque oggi volevano viverlo di persona, ecco. La Valtrompia sta vivendo una grandissima giornata. Sì, è vero, bisogna fare complimenti a Pezzase e anche nei miei su dalle strade a Valtrompia devo fare complimenti perché in pochi paesi ho visto tutti questi palloncini, striscioni, sono stati veramente bravi, devo fare i complimenti. Sì. Chi vince oggi, Daniele? Ma sappiamo tutti. Scontato il pronostico. Dai, io mi auguro un italiano perché insomma l'Italia ha bisogno di qualche nuovo campioncino. Dopo invece Pogacar che sappiamo il talento che ha e niente. Magari sai, oggi magari può essere la giornata per una bella fuga. Io in gruppo ho un mio ex corridore che è Nicola Conci, faccio il tifo per lui, ma ci sono anche tanti bei corridori bresciani, c'è Scaroni che è un ottimo corridore, ecco, tifo per loro, ecco, sì. Tanto i campioni sono campioni, quelli vincono quando vogliono. Oggi speriamo che la maglia rosa dia spazio a loro, ecco. Buona tappa, Daniele. Grazie. Ed ora vi presentiamo l'artista che ha dipinto il bellissimo cippo alla Colle di San Zeno, Erminio Filippini. Sì, sono io, Filippini Erminio. Mi piace dipingere, mi piace pitturare, faccio i quadri e via, però è soltanto per hobby, non per chissà che cosa, mi piace. Come avete impostato il vostro lavoro? L'abbiamo impostato seguendo una linea tipo Banksy, cioè con gli stencil, e lì è uscito anche bene. Ha fatto tutto il Piero Bernardelli, che è un artista, lui è un cesellatore eccezionale e una persona squisita. È molto 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 buona. Una bellissima idea naturalmente per ricordare, sì, questo passaggio del Giro, che è una cosa storica. Sì, ma non è ancora finita, bisognerà... Per il momento è stato solo impostato, poi bisognerà cesellarlo e verrà pitturato in un modo adeguato, migliore sicuramente, che resterà nel tempo. E la seconda persona che troviamo che è emigrato dalla città per venire in montagna qui a Pezzale, dove si respira una buona aria. Sì, qui si sta benissimo, l'aria che si respira qui è ottima e il paese, ci sono delle persone che sono eccezionali, cosa che succedeva 50 anni fa, 40 anni fa, quando eri piccolo, tutti si aiutano e qui si sta da Dio. Da Dio, poi si mangia anche bene, c'è anche quello da dire. Complimenti ancora per il lavoro, grazie. Niente, la ringrazio, buona giornata.
oltre al passaggio del Giro, Pezzase vivrà un'estate molto intensa dal punto di vista delle attrazioni e delle iniziative. Jennifer Bontacchio di Scopri Valtrompia ci dice tutto. Sì, allora, come dicevi tu, ci sono tantissime iniziative in ballo e sarebbe anche difficile ricordarle tutte, quindi vi consiglio di andare sul sito del Comune di Pezzase e su Facebook Sei di Pezzase Se, dove trovate tutto aggiornato con gli orari e quant'altro. Sicuramente iniziamo comunque con la festa patronale di Mondaro, ci sarà anche la festa patronale a Lavone, avremo gli street boulder che si arrampicheranno sulla torre medievale a Mondaro, avremo tante iniziative anche con l'associazione Scopri Valtrompia che organizza dei laboratori almeno due volte al mese presso l'Archeolab, quindi i laboratori ludico-archeologici, e poi avremo anche tanti altri festeggiamenti che non possono non mancare dal punto di vista comunque gastronomico, camminate, ricorrenze, quindi ad esempio la festa alla Croce dei Cacciatori, il Sentiero dei Carbonai, insomma tantissime cose, vi invitiamo proprio a venire a seguirci. Ed ora vi proponiamo una clip di un minuto circa nella quale potrete scoprire quante e quali attrazioni Pezzase sa offrire, soprattutto nella stagione estiva che sta per aprirsi. Giada Rinaldi di Schimine, che ha in gestione la miniera Marzoli di Pezzase, che è un po' un fiore all'occhiello della comunità di Pezzase. Buongiorno a tutti, sì, sono Giada Rinaldi, appunto, io mi occupo della gestione della miniera Marzoli, della miniera Sant'Aloisio, e oggi la miniera Marzoli è aperta in occasione del passaggio del Giro d'Italia, siamo aperti sia questa mattina che oggi pomeriggio e saremo poi aperti tutte le domeniche come di consueto e a partire da giugno anche il sabato. Un'occasione incredibile quella del Giro per far conoscere la miniera e le altre bellezze di Pezzase. Esatto, sì, è un'occasione unica questa per far conoscere l'immenso patrimonio che abbiamo qui a Pezzase, e la miniera è una di queste cose assolutamente da visitare, quindi non perdete l'occasione di venire a vederla. Siamo quasi in estate ormai, aperture quindi tutte le domeniche? Siamo aperti adesso tutte le domeniche, da giugno anche il sabato e agosto tutti i giorni, sempre su prenotazione. Prenotazione che può essere effettuata direttamente dal sito internet o altrimenti chiamando il numero 339 60 50. 55 118. Giada, i numeri della miniera sono cresciuti considerevolmente in questi ultimi anni. Sì, siamo passati da circa 1800 visitatori nel 2014-2015 all'anno scorso per un totale di 8000 visitatori circa. Quindi sì, direi che il lavoro di pubblicità che abbiamo fatto soprattutto negli ultimi anni ci ha aiutato parecchio. Oltre alla promozione, tante iniziative. Esatto, infatti stavo dicendo, cerchiamo di fare parecchi eventi proprio per attirare molta più gente. Facciamo sempre l'evento ad esempio di Halloween in miniera, facciamo tante degustazioni all'interno della miniera durante l'anno, stazione di vini, prodotti locali, eventi come la Befana in miniera, il Babbo Natale in miniera, che attirano comunque molto le famiglie con bambini. È stata veramente un'emozione grandissima vedere passare tutti i professionisti dal Giro, siamo abituati a vederli da casa, dal televisore, e è stato veramente bellissimo, anche quando è passata la maglia rosa è stata un'emozione unica, poi vedere tutta questa gente nel nostro paese a visitare la miniera, a visitare tutte, diciamo, quelle che sono le bellezze del nostro paese, è veramente una cosa bellissima. Thank you.
Quirino, si conclude una splendida giornata qui a Pezzase, entusiasmo della gente, tanti ciclisti e i corridori che hanno dato battaglia. Corridori, pensavamo che qualcosa, ci aveva detto il Sonny Colbrelli, che comunque sì, anche se eravamo all'inizio, sarebbe stata una tappa combattuta. Pezzase ha risposto alla grande, io ve lo dico, mi sono emozionato per vedere tutte quelle associazioni che è una settimana che si stanno prodigando, e oggi non dico mi veniva da piangere, ma io, anche perché sono un appassionato di ciclismo, di quelli proprio. Pezzase oggi ha vinto Pezzase.